tengono ancora questi incontri importanti di riflessione sul mezzogiorno, sugli enti locali, sul rapporto tra cittadino e comunità. Noi così intendiamo servire la città e quindi il nostro paese, diffondere la cultura dello sviluppo locale. Secondo noi ognuno deve fare la sua parte. Da semplici cittadini ognuno deve diventare un modello, un brand di qualità, dai piccoli gesti ai grandi gesti nelle mani di chi fa il management politico, istituzionale. Ognuno deve fare la parte sua. Noi facciamo la nostra impegnandoci e credendo in ciò che facciamo. Cosa ha lasciato suo marito proprio dal rapporto tra enti locali e cittadini? Mio marito ha fondato la sua vita su valori, passione e studio, uno studio costante. Mio marito studiava molto e quindi era molto preparato. Aveva la capacità di leggere la voce, il cuore dei cittadini e di guardare lontano. La sintesi della vita di mio marito è questa: un uomo radicato nel suo territorio, ma con uno sguardo vasto e quindi un modello da imitare. Io voglio imitare Francesco Salerno. La questione meridionale è pressoché irrisolta. Lei parla di equivoco del Mezzogiorno, l'equivoco del Sud. Qual è questo equivoco? E secondo me l'equivoco è stato quello di pensare che il problema principale fosse quello di pareggiare la ricchezza e il reddito del centro-nord. Dopo 60 anni questo obiettivo si è dimostrato non raggiunto e probabilmente si sono sottovalutati molti aspetti sociali che adesso emergono con grande forza. E la mia ipotesi è che bisognerebbe avere il coraggio di rinunciare a un obiettivo, diciamo, ambizioso e un po' irraggiungibile. Mi chiedo perché dobbiamo avere a riferimento il reddito del centro-nord e non il reddito di una parte della Spagna, della Francia, di altri paesi, e ci dimentichiamo e sottovalutiamo che il divario vero tra il sud e il resto del paese è nelle condizioni di civiltà. Noi abbiamo una serie di... La Puglia sta messa meglio di altre regioni, ma abbiamo nel mezzogiorno centinaia di migliaia di persone che abitano nei quartieri degradati delle grandi città che sono in situazioni di vita inaccettabili per un paese civile. Dobbiamo cambiare il paradigma. Il paradigma è convincerci che se non c'è sviluppo sociale, se non c'è coesione sociale, lo sviluppo economico non arriva. Invece noi siamo stati convinti sempre del contrario.